Poracci, il gioco era ovviamente Bayonetta 2 e Icarus l'ha scritto per primo, velocissimo. Giuseppe ha invece dato la risposta più sbagliata di tutte, Samus Afterwork. Direi tremendamente attuale, non trovate? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. You must have some idea who's behind it all. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con i pugni nelle mani. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche perché dopo 2 giorni di assenza ce ne sono di cose da raccontare. Andremo a esaminare i nuovi rumor riguardanti il possibile approdo del GBA su NSO. Discuteremo di interessanti novità sul pacchetto dei percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. E infine parleremo di Hogwarts Legacy e del suo approdo su Switch. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a rinnegare qualsiasi gioco PEGI 18 e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e raggiungetemi anche su tutti gli altri social. Trovate i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e c'è parecchia roba da recuperare a tema Nintendo. Partiamo con un aggiornamento del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. Neanche il tempo di abituarsi all'idea di F-Zero su Switch, che comunque è incredibile che il porting sia meno fluido dell'originale, ma vabbè. Ed ecco che Nintendo aggiunge 3 nuovi giochi. Questa volta però non si tratta di titoli Nintendo 64, ma di 3 nomi provenienti dalla libreria del Mega Drive. Si tratta di Alien Soldier, Super Fantasy Zone e Light Crusader. Ora, non sono un esperto di titoli Mega Drive, ma ricordo distintamente di aver giocato a Super Fantasy Zone, anche se credo di averlo fatto su Game Gear, non lo so, in caso correggetemi. Ma si tratta di uno shoot 'em up che ricordo con grande piacere, di sicuro gli darò un'occhiata. Gli altri 2 sono titoli ad opera di Treasure. Alien Soldier è un run and gun a scorrimento orizzontale, mentre Light Crusader un action RPG con visuali isometrica. Vi faccio notare una cosa, abbiamo capito che ormai Nintendo non ha una tabella di marcia prestabilita per quanto riguarda l'aggiornamento del pacchetto aggiuntivo, però a questo punto allargherei un po' la visuale. È incredibile come ormai da diversi mesi non passi una settimana senza un qualcosa di nuovo offerto su Switch. Sono mesi senza tregua, super interessanti, e qualcosa mi dice che l'apice lo dobbiamo ancora vedere. Bene così. E a proposito di piacevoli sorprese, è partita una nuova campagna sconti su eShop e questa volta riguarda i titoli indie. Già in copertina troviamo nomi molto interessanti sotto i 10 euro, ma nei prossimi giorni vi segnalerò in daily shorts alcune scelte meritevoli di essere prese in considerazione, degli sconti che magari rischiano di passare inosservati, visto quanto è complicato navigare l'eShop. La campagna durerà fino al 27 marzo, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo per scegliere con cura i prossimi acquisti indie. Voi avete puntato qualche cosa in particolare? E mentre siamo in trepidante attesa di scoprire qualcosa in più sul prossimo capitolo di The Legend of Zelda, eccolo che quasi da nulla finalmente esce Tunic, un titolo indie disponibile solo per Xbox e PC, chiaramente ispirato all'epoca d'oro degli Zelda in 2 dimensioni. La visuale isometrica ricorda l'impostazione vista in Death's Door e la critica per ora ha premiato con ottimi voti questa produzione, evidenziando come lo stile fiabesco lasci spazio molto presto a un gameplay per nulla banale e a tratti punitivo. La cosa migliore è che Tunic è disponibile dal day one sul Game Pass e di questo gioco penso proprio che ve ne parlerò il prima possibile. Tenetelo d'occhio. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, o meglio, degli ultimi 2-3 giorni. Si è scatenato un bel casino quando degli utenti su Reddit si sono resi conto che Nintendo ha rinnovato alcuni marchi registrati, alcuni dei quali relativi all'epoca d'oro del Game Boy Advance. Che la console stia per tornare su Nintendo Switch? Come scovato su Reddit, Nintendo ha rinnovato 4 marchi registrati. Si tratta del classico NES Mac Rider, del terzo capitolo di Donkey Kong Country, Dixie Kong's Double Trouble e di 2 produzioni native GBA, lo spettacolare Minish Cap e l'altrettanto epocale Metroid Zero Mission. Volendo volare con la fantasia si potrebbe speculare parecchio su questa azione da parte di Nintendo. Che Nintendo stia preparando le basi per il ritorno del GBA sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO proprio come è accaduto per il Nintendo 64? Non lo so, fossi in voi non mi farei troppe speranze.
grazie. Quella di rinnovare i copyright è una pratica che non indica assolutamente nulla, se non la volontà da parte dell'azienda che detiene i diritti di non farsi soffiare la proprietà intellettuale. Per dirvi, l'anno scorso Nintendo ha rinnovato il marchio di Phantom Hourglass e sappiamo tutti com'è andata a finire con i festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Zelda. Poi a questo punto dobbiamo iniziare a chiederci se ci sia effettivamente spazio per un'altra console su NSO. Nintendo riuscirebbe a giustificare un ulteriore rincaro del pacchetto aggiuntivo o magari addirittura un terzo livello di abbonamento? A quel punto il prezzo totale inizierebbe a avvicinarsi al costo annuale di servizi come il PlayStation Plus e il Game Pass. Quanti sarebbero disposti a spendere le stesse cifre per il Nintendo Switch Online? Fatemelo sapere nei commenti se secondo voi vedremo prima o poi GBA approdare su Switch. Intanto però oggi anche la NSO si è aggiornato perché è ufficialmente uscito il pacchetto dei percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe. La prima ondata è quindi disponibile, noi la proveremo insieme alle 16. Anzi, probabilmente l'abbiamo già provata insieme, ma c'è già chi ha scoperto quali saranno i prossimi percorsi ad essere aggiunti all'interno di questo pacchetto. Mancano infatti altri 40 tracciati che andranno a comporre l'offerta complessiva di questo pacchetto percorsi aggiuntivi, che sarà diviso in un totale di 6 ondate pubblicate fino a fine 2023. Ma con l'arrivo della versione 2.0 alcuni dataminer hanno scoperto un interessante contenuto inedito. Sommersa tra le linee di codice non utilizzate c'è infatti una versione aggiornata della key art del DLC, quella dove Mario, Luigi, Peach e Todd sfrecciano su una serie di foto dei tracciati. In questa versione 2.0 sono presenti foto che rimandano a tracciati non ancora annunciati e i fan sono riusciti a riconoscere tutte queste nuove piste. Si tratta di sprint a Sydney, panorama di Los Angeles e veduta di New York prese direttamente da Mario Kart Tour. Poi ci sono Punta Koopa e Pista degli Aceri dal capitolo uscito su Wii, a cui seguono due grandi classici dell'era Super Nintendo, ovvero Circuito di Mario e Lago Vaniglia. E in conclusione c'è anche la Rainbow Road, presa dal 3DS. Non è detto che tutte queste piste vengano aggiunte con la prossima ondata, anzi potrebbe trattarsi di una panoramica completa di quanto andremo a vedere nel prossimo anno. Però direi che quasi sicuramente queste sono altre 8 delle tracce che verranno aggiunte su Mario Kart 8 Deluxe. Che ne pensate di questa selezione? In mezzo c'è qualche pista che vi ha colpito particolarmente? E chiudiamo parlando di Hogwarts Legacy, uno dei titoli più attesi dell'anno. In poco tempo siamo passati dal silenzio più totale, durato quasi 3 anni, allo scoprire molte informazioni sul titolo, grazie a uno State of Play di ieri sera che è durato circa una ventina di minuti. C'è poi però anche un dettaglio che ha colto tutti quanti di sorpresa e che non è stato esplicitato direttamente durante la presentazione. Hogwarts Legacy uscirà anche su Nintendo Switch. Ora vi consiglio assolutamente di recuperare lo State of Play di ieri sera perché il titolo di Avalanche Game sembra promettere estremamente bene, lo dico pur non essendo un grande fan della serie di Harry Potter. C'è qualcosa però nel modo in cui è stato presentato l'open world del titolo che lascia a bocca aperta. Credo sia l'attenzione ai dettagli, l'essere riusciti a ricreare in modo convincente l'immaginario partorito da J.K. Rowling senza appoggiarsi direttamente a una storia già conosciuta, ma scegliendo piuttosto la strada dell'avatar anonimo e della totale immedesimazione. Hogwarts Legacy è probabilmente il gioco di ruolo che da sempre hanno sognato i fan della serie, e se non riuscite a condividere un tale entusiasmo, beh, pensate che c'è chi si è emozionato giocando a Leggende Pokémon Arceus. Un titolo zeppo di difetti che si presentava in modo molto più problematico rispetto a questo Hogwarts Legacy e che pure ha rappresentato per molti un sogno a occhi aperti. Diamo fiducia totale a Avalanche Game? Oddio, in un mondo post cyberpunk e soprattutto andando a controllare lo storico dello studio, dovremmo aver capito che non ci si può affidare del marketing e dei trailer di presentazione. Diciamo però che lo State of Play non può non aver alzato le aspettative nei confronti del titolo, che si è mostrato in forma smagliante. Peccato che non ci sia ancora una data precisa e l'uscita per ora è indicata con un generico vacanze 2022. Con Gotham Knights previsto per ottobre è probabile che Warner Bros. Decida di posizionare Hogwarts Legacy verso la fine di novembre o l'inizio di dicembre. Ma attenzione, perché se andiamo sul sito ufficiale del gioco ed esploriamo la sezione FAQ, abbiamo una notizia sconvolgente. Il gioco uscirà anche per Switch. E sembra non si tratti della versione in cloud, almeno da quanto riporta anche la box art pubblicata su Amazon US. Magari non si tratta di un titolo graficamente impressionante, ma ricordiamoci che per far girare gli open world su Switch ci vuole un complesso lavoro di ottimizzazione che richiede dei sacrifici necessari. Pensate a The Witcher 3. Quindi a questo punto sarà interessante capire come si presenterà il gioco su console ibrida.
Secondo voi Avalanche è riuscita a fare un piccolo miracolo? Ah, e prima che ci salutiamo, sulla FAQ è riportato abbastanza chiaramente che si tratta di un gioco single player senza acquisti in game e microtransazioni. Sono queste le parole che ci piace sentire. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì e per ringraziarvi sul serio per tutto il supporto che continuate a darmi anche quando non pubblico. Mi raccomando, voi comunque, in ogni caso, fate bravi, riposatevi e nerdate duro. Noi ci vediamo lunedì. Io sono il Poro Percorsi, Michele Legacy, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poro Percorsi, Michele...